No, gli italiani hanno occupato qua e hanno arrestato mio nonno, mio bisnonno. All'epoca. Quando? Nel 27, credo, dopo 3 anni di guerra. La guerra di Mugertini si chiama. Di vecchi. E quindi che memoria c'è degli italiani qui? Io vabbè, memoria no, discreta. Anche se adesso non sono lontani, sono a Mogadiscio, non hanno fatto niente per questa regione? Non hanno fatto niente. Questo non voglio commentare, ma hanno fatto poco o niente. E perché dopo che invece il FAI aveva costruito un ospedale, una strada, non c'è stato più niente secondo lei? Questo era l'interesse dei governanti di allora, nostri e vostri. E oggi invece? Non c'è stato un fascicolo, non so, un grosso scandalo su questo? C'è ancora in corso lo scandalo? C'è ancora in corso. Pensavamo che avete conciliato. Siamo un po' somali anche noi. Non... No, io vorrei capire, lei che cosa pensa dell'intervento delle Nazioni Unite qui in questa zona? È stato sufficiente, non è stato sufficiente? Noi non abbiamo visto le Nazioni Unite. Noi abbiamo visto i funzionari delle Nazioni Unite che se la guadagnano il pane, stanno qua, e importano dell'acqua dolce dall'Israele, dal Golfo Arabico e basta. Prendono le macchine più lusse e le case più discrete della regione, in affitto, basta. Tutto le Nazioni Unite per noi è qua. Tutto Nazioni Unite. Per noi. E le organizzazioni non governative invece hanno fatto qualcosa? No, le organizzazioni non governative, la prima che è arrivata era Médecins du Monde, un NGO francese, e la seconda era l'Africa 70, l'Africa 70. Secondo lei di cosa ci sarebbe bisogno, se potesse chiedere? Beh, ne abbiamo risposto questa domanda almeno un migliaio di volte. Non a me. Beh, non, abbiamo bisogno di tutto. Di tutto. Dalle medicine, della riparazione di strade, del completamento del piccolo porto costruito dagli italiani. E di tutto praticamente. Secondo lei come mai l'attenzione internazionale si è concentrata su Mogadiscio e ha un po' dimenticato il resto della Somalia, soprattutto queste regioni? Perché la mass media mondiale ha bisogno delle cose brutali e a Mogadiscio succedono le cose brutali. Noi fin dal collasso della nazione somala siamo in pace, fino alla città di Galkayo, confine con la USC, quella città è stata semidistrutta, metà distrutta, per i combattimenti successi. Per il resto, fino a 800 km da qua, siamo in pace. E la battaglia contro i fondamentalisti? Quello è durato poco, però era violento. Era fondamentalisti nostri. L'abbiamo distrutto. E cosa si aspetta adesso da questa conferenza di Nairobi? Speriamo che si mettano d'accordo. Quello che spero. Quello che spero va bene, ma... Pensa che sia una realtà oppure che sia uno dei numerosi incontri che ci sono già stati? Beh, in considerazione di certi idee che stanno sviluppando là, c'è una piccola speranza. Perché adesso quelli che si sono uniti là erano i fronti più sentiti, più che hanno avuto la parte più violenta della guerra civile.
Che futuro vede per la Somalia? Una confederazione, una nazione unitaria? Che tipo di Stato vorrebbe per la Somalia? Beh, ci vorrebbe una... non direi una confederazione, ma una specie di... federazione. Una federazione, non confederazione, federazione. Una federazione. Maggior parte, la parte ex italiana, è disposta anche all'unità flessibile, autonomia, fino al livello dell'autonomia regionale, nella parte dell'ex italiana. La parte del nord, io credo che accetteranno fino alla federazione. Intende Somaliland più qui? Sì. Sì. Regioni orientali, occidentali, tutto il nord? Tutta la ex Somalia italiana e la ex inglese, io vedo una federazione. Ma le ex Somalia italiana, credo che non convenga a nessuno di fare una federazione o una confederazione. La maggior parte dei leader che io conosco, e conosco maggioranza, sono al massimo alle autonomie regionali, una specie di autonomia regionale. E a capo della federazione, secondo lei, chi dovrebbe esserci? Beh, a capo chi viene eletto. È secondo un'elezione democratica. In base a un'elezione democratica, scelta del Parlamento democraticamente eletto. Vediamo. Dovrebbero esserci queste elezioni nel 95, pensa che... Dovrebbe essere, teoricamente. Non 75, 74. 94. Nel 94. Alla fine del 94. Nel 95 dovremmo avere, teoricamente, come secondo gli accordi del 93 a Addis Ababa, nel marzo 27 il governo somalo dovrebbe già, la Repubblica Somala dovrebbe già essere in funzionante. Il 27 di marzo 1997, 95. Senta, cambio completamente argomento. Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato. Lui? Lui? Lui solo. Lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo. Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, un internazionale che si chiama Shifco. Ed era una proprietà praticamente del Siadbar. E lui gli faceva l'amministratore. E quando è venuto il collasso, se l'ha preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muia, perché Muia non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra tutto. Sai il nome della società? No. Il nome? E la conosce? Io no. Comunque la trovi. Se mi dà una mano lo trovo. Deve fare ricerche, deve guadagnarsi le mani lei. Non mi vuole dare una mano? Non posso. E sai, queste società hanno dovunque, hanno dei lacchè. Comunque in un primo momento loro stavano per arrivare a un accordo con Alimadi. Ma quando hanno visto che il collasso ancora si allontanava, cioè l'esperienza della nazione, hanno, così come mi ha detto Ali Mahdi, hanno tagliato i ponti anche con lui. Queste navi sono in Italia adesso? Maggior parte del tempo sono nei nostri mari. E poi dove vendono? Sulla costa Magirtena.
Adesso l'abbiamo che gli ha battuto uno. E che cosa è successo? Che cosa avete fatto dopo aver preso la nave? L'abbiamo. Basta. Perché c'è qualche parente dell'equipaggio? Sì, ho qualche parente dell'equipaggio. Un tuo capilano, eh? Un tuo capilano, ho capito. Un tuo capilano. Oh, sì. La teniamo là, sulla nave, perché nel territorio è infestato della colera, come lo sa. E dov'è la nave? Non la possiamo vedere? Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta. Se non vedo non credo. Se non vedi non credo. Usi il satellite, no? Non ce l'ho il satellite. No, l'hanno lei. Si può fotografare. Venivano da Roma, dalla Brescia, da Torino e tutto, dal Regno Sabaudo a maggioranza. Invece non crede che sarebbe importante che si sapesse che c'è questa... Beh, tanto nessuno ci fa caso. Nessuno faceva caso, adesso nessuno fa caso. No, adesso il nostro nuovo sport è quello di fare processi, per cui non... adesso è diverso, non è come 5-6 anni fa. Ma sì? L'Italia è rinnovata. Meno male. Mandateci i rinnovatori, così almeno ci crediamo. Queste navi erano in mare fin dal collasso, hanno accumulato un capitale della Repubblica, non sappiamo a chi appartengono. Erano 7 navi, adesso l'abbiamo uno, 2 altri sono fuggiti. Le altre erano in arrivo, perciò non posso dirgli le altre perché abbiamo anche scarse informazioni. Solo quelli che ci danno, perché attraverso la fonia non si può parlare di dettagli. Questa cosa è successa qualche mese fa? No, circa 20 giorni fa. E anche qualche mese fa era stata rapita una nave italiana, però forse quella era proprio italiana? No, non italiana. No, era un'altra nave taiwanese. Dove? Sulla nostra costa. È lo stesso, no? È quello, non è italiana. È la Farah Omar. Porta anche il nome di un nostro eroe. Nazionalista, no?